Cari amici, come ogni settimana vi diamo un'informazione aggiornata sulla situazione del contagio coronavirus in Campania e sulle misure economico-sociali che abbiamo adottato per aiutare le fasce deboli, dare una mano alle imprese commerciali, artigianali, ai professionisti che hanno avuto danno economico grave dalla sospensione delle attività di questi mesi. Io cerco sempre di fare uno sforzo per darvi un'informazione sulla situazione esistente, ma anche per tentare di spiegare qual è la prospettiva verso la quale andiamo e qual è il programma di attività della Regione, per dare anche qualche certezza rispetto al futuro. E cercherò di affrontare sostanzialmente le due questioni fondamentali, quella sanitaria e quella economico-sociale. Una premessa, si sta ragionando sulla fase 2 cosiddetta. Ora è del tutto evidente che noi siamo chiamati a fare un altro sacrificio di due settimane. È, è difficile, è complicato, è pesante per tutti quanti, ma davvero rischiamo di perdere tutto per una impazienza che sarebbe ingiustificata. Noi possiamo cominciare a parlare seriamente di ripresa economica del Paese e anche di una ripresa di vita sociale, quando avremo la certezza non di aver risolto il problema del contagio, ce lo trascineremo ancora per mesi, ma quando avremo la certezza che è stato contenuto il contagio. Cioè è stato bloccato davvero il percorso di crescita delle infezioni. E contiamo di arrivare a questo risultato fra fine aprile e inizio maggio, se manterremo comportamenti di grande responsabilità. Poi potremo cominciare a ragionare sulla ripresa di attività economiche. Potremmo cominciare già da fine mese a ragionare sulla ripresa, per esempio, delle attività nel campo dell'edilizia. Abbiamo gran parte di lavoratori che sono impegnati all'aperto, non c'è un problema di congestione del personale. Potremmo dare respiro alle attività di manutenzione, per esempio, delle strutture balneari. Ci sono tanti operatori balneari che ci chiedono di riprendere l'attività di manutenzione per la tutela degli impianti. Ci sono attività alimentari, produzione di cibo preconfezionato da consegnare a domicilio, cioè attività anche che si sviluppano in condizioni di garanzia dal punto di vista igienico-sanitario e così via. Bene, alla fine del mese potremo cominciare a ragionare su come far ripartire ad una ad una queste attività. Ma la precondizione ovviamente è che abbiamo il pieno controllo dell'epidemia. Il rischio, in caso contrario, è molto semplice. Ci illudiamo di riprendere la vita produttiva e sociale del paese, fra non più di due settimane siamo ricostretti a chiudere tutto e veramente a quel punto diventa una tragedia. Una seconda considerazione, teniamo conto che noi non torneremo alla vita normale, dalle cose più semplici, le mascherine. Noi per mesi dovremo portare e indossare le mascherine, perché anche se spegniamo i focolai, la quantità di cittadini italiani che sono contagiati è enorme. Cioè vi sono decine, centinaia di migliaia i nostri concittadini che sono asintomatici, cioè hanno contratto il virus, hanno avuto il contagio, ma non hanno avuto grandi problemi, non hanno avuto patologie particolari. Bene, anche se non hanno avuto febbre alta, tosse, difficoltà polmonari. Eh, quelli contagiati asintomatici sono soggetti che trasmettono comunque il contagio quindi è evidente che noi non torneremo anche quando si riprenderà l'attività economica la vita pubblica non torneremo alla situazione di prima avete visto che in Lombardia il presidente della Lombardia ha fatto un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso della mascherina quando si è fuori di casa noi non abbiamo adottato questa misura per una ragione semplice, perché vogliamo prima mettere in produzione 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine. Poi faremo alla fine del mese anche noi un'ordinanza che rende obbligatorio l'uso della mascherina. In questo momento stiamo lavorando appunto su questo obiettivo, produrre più di 3 milioni di mascherine. La nostra idea è questa, dalla prossima settimana cominciamo a distribuire mascherine alle farmacie, ai medici di medicina generale, alle residenze sanitarie assistite, alla Caritas, ai servizi sociali dei comuni se ci viene garantito che vengono consegnate le mascherine cioè vogliamo cominciare a distribuire gratuitamente ai settori sociali più deboli, i farmacisti conoscono i propri clienti in larga misura, i medici di medicina generale possono distribuirle ai propri pazienti. Vogliamo dunque fare una prima distribuzione di massa sui soggetti più deboli, gratuitamente. Vediamo di arrivare a tutte le famiglie almeno con due mascherine e poi pensiamo di mettere in vendita presso i supermercati e le tabaccherie a prezzo dimezzato rispetto al prezzo di costo le mascherine. Questo lo faremo anche per evitare fenomeni speculativi anche sulle mascherine. Quindi quando avremo immesso nelle famiglie. 3 milioni, 3 milioni e mezzo di mascherine, allora renderemo obbligatorio l'uso della mascherina quando si va fuori di casa. Questo arriverà, avverrà fra due settimane, non di più, ma vogliamo prima produrre e distribuire questi 3 milioni di mascherine. Infine un altro elemento di grande attenzione. La Regione Campania sta già provvedendo da oggi ad acquistare il vaccino antinfluenzale. Anche sul vaccino antinfluenzale, noi rischiamo di avere una guerra per l'accaparramento del vaccino. Vogliamo partire un po' in anticipo per non trovarci a ottobre senza le scorte necessarie di vaccino. Dobbiamo sapere che i mesi di ottobre e novembre saranno mesi delicatissimi, perché avremo la coda dell'infezione coronavirus, ma avremo anche i primi casi di influenza, che avranno in tantissimi casi la stessa sintomatologia del contagio da virus. Quindi sarà una fase complicata da gestire. Anche per questo noi dobbiamo garantirci oggi il massimo contenimento del contagio da coronavirus, altrimenti a ottobre-novembre rischiamo di avere una situazione caotica e di avere una valanga di pazienti che si riversano sugli ospedali. Come vedete la questione è complicata, dobbiamo gestirla con serenità ma sapendo bene quali sono i problemi che abbiamo di fronte. Intanto voglio ribadire che è vietato muoversi da casa. Faccio un appello particolarmente accorato per questo fine settimana. Rimanere a casa è essenziale. Se in questo fine settimana ci rilassiamo, e ci riversiamo nelle strade, fra due settimane conteremo le migliaia di nuovi contagi. Chiaro? È chiaro che sarà una Pasqua quella di quest'anno che ci ricorderemo tutti quanti. Saranno giorni complicati, inutile nasconderlo, ma dobbiamo stringere i denti ed evitare atti di irresponsabilità. Andare in giro è vietato. Si può uscire soltanto per problemi di eh, dotazione alimentare, per problemi sanitari, per problemi di acquisto di medicine, ma per nessun altro motivo. Lavoro essenziale, nessun altro motivo. Saranno sospese le manifestazioni religiose. Da questo punto di vista direi a tutti di seguire l'esempio straordinario di Papa Francesco. <ride> Se il Papa celebra una messa a Piazza San Pietro vuota, lancia un segnale a tutti quanti. Vuol dire che bisogna rispettare le regole e questa volta vivere anche i momenti di fede. A casa, a casa, senza assembramenti, senza uscire per strada, senza dare vita a manifestazioni. Questo è l'esempio che viene dal Papa che va seguito con grande rigore da tutti. In queste ore stiamo lavorando perché c'è il pericolo di rientri dal nord verso la Campania e il sud. Ci saranno posti di blocco ai caselli autostradali. Ci sarà un controllo preventivo nelle stazioni ferroviarie. Dobbiamo impedire assolutamente che ci venga portata un'onda di contagio che ci metterebbe in difficoltà nelle prossime settimane. Quindi i controlli saranno rigorosi. Lo ripeto, la mobilità non è consentita. Ci sono ammende che vanno da 400 a 4000. Euro. Le forze dell'ordine saranno impegnate, credo, con grande determinazione. Chiunque sarà trovato fuori casa senza motivo sarà sanzionato. Allora, veniamo a noi. Noi stiamo preparando come Regione Campania la fase 2, senza squilli di tromba ma con grande serietà e determinazione, cioè ci stiamo preparando a quando a fine aprile prevedibilmente noi cominciamo a riprendere la vita normale. Voglio spiegarvi che cosa significa per noi la fase 2 innanzitutto dal punto di vista sanitario. Intanto voglio darvi due notizie la prima che ci apre il cuore alla speranza, in questi giorni e giorni passati c'è stata la prima gravidanza conseguente ad un'operazione di fecondazione assistita eterologa nell'ospedale Moscati di Avellino. È una bellissima notizia che ripeto davvero ci apre il cuore alla speranza. E mi faceva piacere darvela. e e sottolineare anche la qualità dell'equipe che al Moscati di Avellino segue la fecondazione assistita. Faccio gli auguri a Ciriaco De Mita che ha avuto questa notte un piccolo intervento sempre al Moscati di Avellino, l'ho sentito questa mattina, era di ottimo umore. I miei auguri al Presidente De Mita di ristabilimento rapido, ma credo che tornerà brevissimo a casa e, e di auguri per il futuro oltre che per la Pasqua. Una premessa dal punto di vista della sanità campana, voi avete visto che in queste settimane abbiamo avuto nelle realtà ospedaliere del nord situazioni drammatiche. E avete visto che nei nostri ospedali, con tutti i problemi, abbiamo avuto una gestione attenta e senza drammi. In questo momento noi stiamo completando i test rapidi a tutto il personale sanitario che lavora nei nostri ospedali. Ovviamente il test rapido sapete che è solo sintomatico, non dà garanzia assoluta, però... Quando emerge qualche positivo facciamo il tampone che poi ti dà la certezza del risultato. Perché stiamo facendo questo lavoro? Intanto per dare serenità al personale sanitario, ma poi per avere ospedali assolutamente garantiti dal punto di vista della tutela dei pazienti. Questa è un'occasione per capire tutti quanti che a volte andiamo negli ospedali del nord immaginando di avere chissà che cosa, dimenticando che le eccellenze le abbiamo qui in Campania. Ora per carità abbiamo tante realtà di eccellenza al nord, ma davvero non c'è nessun motivo, e mai come oggi lo abbiamo capito tutti quanti, per alimentare la mobilità passiva, cioè per andarcene negli ospedali del nord. Abbiamo verificato sulla base dei fatti che abbiamo delle eccellenze mondiali in Campania, il Cotugno è un'eccellenza mondiale per le malattie infettive, il Pascale per le malattie oncologiche e poi grandi strutture ospedaliere da Caserta a Salerno, ad Avellino, a Benevento, a Napoli. Davvero questa epidemia deve convincere tutti quanti i nostri concittadini che è arrivato il momento per bloccare questo fiume di partenze per il nord. Siamo più garantiti qui, da noi, oggi, e abbiamo eccellenze straordinarie che possono dare risposte mediche, chirurgiche, a tutte le patologie possibili e immaginabili. Allora, la fase 2 consiste in questo: noi abbiamo avuto una fase di emergenza negli ospedali e quindi abbiamo avuto anche una promiscuità, cioè abbiamo dovuto fare i salti mortali per recuperare posti letto, abbiamo fatto le tende, messo le tende davanti ai pronto-soccorsi per evitare contatti fra pazienti Covid e pazienti normali. Abbiamo lavorato in queste tre settimane ed abbiamo fatto un miracolo per realizzare ospedali dedicati ai pazienti contagiati dal Covid. Oggi abbiamo in tutte le province della Campania ospedali dedicati soltanto a pazienti da coronavirus. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da fine aprile... Noi saremo in condizione di riaprire anche l'attività ordinaria negli ospedali. Questa è una cosa davvero straordinaria che è stata fatta. Abbiamo a Caserta Maddaloni, abbiamo a Napoli svuotato già da tempo il Loreto Mare, ma stiamo realizzando un ospedale prefabbricato di 120 posti letto fra Ospedale del Mare, Caserta Ruggi d'Aragona a Salerno. A Salerno abbiamo un altro ospedale dedicato al Covid che è il Da Procida. Al Moscati abbiamo una palazzina separata alpi per i pazienti Covid. La stessa cosa a Benevento: cioè, oggi abbiamo la possibilità di separare i pazienti contagiati dal Covid dagli ospedali e dai reparti normali. Quindi, se per un mese abbiamo dovuto fare un'operazione di guerra, cioè recuperare i posti letto dovunque e comunque, il lavoro di queste tre settimane ci mette in condizione di riprendere l'attività ospedaliera ordinaria. Ovviamente ne approfitteremo per non portare attività ambulatoriali negli ospedali, queste attività devono essere nei territori. Ma quelli che hanno dovuto aspettare... Perché avevano problemi cardiaci, problemi gravi dal punto di vista del diabete, traumi ortopedici, ictus? Beh, avremo la possibilità da fine mese di riattivare gradualmente l'attività ordinaria degli ospedali. È una cosa davvero straordinaria che abbiamo fatto. In più. A fine settimana prossima cominciamo ad aprire i primi reparti attrezzati dell'ospedale mobile. Avrete visto in tanti di voi le immagini di questi 60 tir che venivano da Padova con le strutture di un ospedale prefabbricato. È stata almeno per me una cosa emozionante. Badate, facciamo un ospedale vero in dieci giorni. Non è una struttura che dovrà essere smontata. A Milano hanno fatto un'operazione analoga dentro la fiera, quindi hanno lavorato al coperto, ma è una struttura ospedaliera che andrà smantellata alla fine di questa epidemia. L'ospedale prefabbricato che realizziamo in Campania rimarrà perché è un ospedale vero, con delle terapie intensive splendide, modernissime. Credo che sia bene anche, come dire, sottolineare con soddisfazione e con orgoglio le eccellenze che abbiamo in Campania e anche le prove di efficienza amministrativa per le quali, credo, abbiamo conquistato il rispetto di tutti in Italia. Allora. La situazione oggi è questa. Noi abbiamo avuto ieri 98 nuovi positivi su 2.081 tamponi che abbiamo eseguito. Il totale complessivo dei positivi in Campania è 3.442. Abbiamo fatto tamponi nella misura di 31.745 tamponi. Stiamo procedendo sulla base delle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, facendo i tamponi a chi vanno fatti. Il Veneto ha fatto un'altra scelta: facciamo i tamponi a tutti quanti. Ovviamente non si fanno i tamponi a tutti quanti, sono parole. Perché, fra l'altro, non ci sono i tamponi. Poi vi dico sui tamponi. Ma questa della tamponite è diventata una malattia: facciamo i tamponi a tutti quanti. Nel Veneto, dove hanno fatto decine di migliaia di tamponi, i dati di ieri dicono che c'è stato un aumento dei contagi, ovviamente, a conferma del fatto che non è quello l'elemento decisivo, ma è decisivo il distanziamento sociale e il controllo sul territorio della catena di contatti che hanno le persone contagiate. Dov'è che abbiamo ancora problemi? Perché abbiamo avuto ieri 98 positivi? Registriamo ancora dei microcluster, come dicono gli specialisti, cioè dei piccoli raggruppamenti che dobbiamo sconfiggere. Ad Ariano Irpino c'è ancora qualche contagio di troppo. Abbiamo messo in quarantena il comune di paurisi perché c'erano un piccolo focolaio. Registriamo piccoli focolai fra Pagani, Angri, Sant'Egidio, Montalbino, nell'agro Saneseno Cerino. Registriamo qualche contagio di troppo ad Afragola, Casoria, Giuliano Melito, a Mugnano mi dicono che la gente è tutta in mezzo alle strade. Abbiamo un piccolo cluster a Ischia. Abbiamo avuto questa mattina una cattiva notizia che c'è una casa per anziani a Marano. Parliamo di una casa per anziani del tutto privata, che non ha convenzionamenti con l'ASL, dove è stato trovato un paziente positivo. Ora io ne approfitto per fare un appello a tutti quelli che gestiscono case per anziani, case albergo, a segnalare la propria attività alle ASL territorialmente competenti per fare preventivamente questi benedetti controlli, perché se troviamo un paziente in questa struttura privata, una casa famiglia, un, un albergo gestito privatamente, troviamo un paziente positivo. Questo che cosa significa? Che dobbiamo adesso fare i controlli su tutti i pazienti, che dobbiamo fare i controlli su tutto il personale, spesso il personale che accudisce gli anziani, infermieri e non. Lavora in due o tre case di accoglienza private, quindi dobbiamo fare i controlli sui familiari del paziente, del personale, vedere dove è andato a lavorare questo personale, cioè diventa una catena infinita di contatti da controllare. Il problema che abbiamo oggi è questo: cercare di spegnere i focolai, cioè le realtà nelle quali ci sono aggregazioni. Ma qui ci vuole davvero collaborazione da parte di tutti, se no diventa un lavoro defatigante. Cioè ogni 72 ore viene fuori una struttura alberghiera che non ha avuto controlli. Noi abbiamo controllato tutte le case famiglie, le residenze sanitarie assistite pubbliche, ma chiedo davvero a tutti quelli che gestiscono realtà private di segnalarle e di darci una mano per avere controlli preventivi. Abbiamo deciso di incrementare l'attività dei medici in medicina generale per il controllo domiciliare. Manteniamo questa caratteristica, non una grande ospedalizzazione. Però, se facciamo il controllo domiciliare più attento e più massivo con i medici in medicina generale, potremo portare in ospedale i posti letto. Li abbiamo, grazie a Dio. Quelli che magari per due o tre giorni hanno eh, febbre alta, in maniera tale da non avere diffusione di contagio anche nelle famiglie. C'è un problema ancora per quanto riguarda le forniture, anche se devo dire che in larga misura abbiamo oggi una situazione di maggiore tranquillità. Abbiamo ancora una difficoltà per quanto riguarda i tamponi. I tamponi che ci arrivano ci arrivano in misura limitata, ma soprattutto manca a livello internazionale, mancano i reagenti, cioè mancano le sostanze chimiche senza le quali il tampone non può essere lavorato. C'è una carenza mondiale, stiamo cercando questi reagenti da ovunque nel mondo, ma c'è un problema. Anche per questo motivo occorre fare i tamponi a quelli che sono sintomatici nelle realtà particolarmente a rischio, nelle residenze per anziani. L'idea di fare tamponi all'universo mondo è un'idea assolutamente sbagliata e irragionevole. Ma ripeto, anche perché bisogna utilizzarli dove è necessario utilizzarli. Si è parlato dei test rapidi, ho detto che il test rapido viene Vediamo di capirci bene, quando parliamo di salute dei cittadini bisogna essere precisi e seri. Cose estemporanee non sono consentite. Innanzitutto bisogna accertare di quali test rapidi si parla, ce ne sono a decine e quindi è bene sempre avere un confronto con il cotugno, con le autorità sanitarie pubbliche. Secondo il test rapido ovviamente non dà risultati certi per cui puoi avere da un test rapido uno che risulta negativo e invece positivo e viceversa. Si rischia cioè di determinare una grande confusione e anche un grande danno, perché se a uno, a un cittadino, fai un test rapido e gli dici guarda è negativo tutto a posto e poi è semplicemente uno asintomatico e se ne va in giro, tu rischi di rovinarlo, allora bisogna avere grande senso di responsabilità e i test rapidi vanno sempre seguiti dai test da fare nell'ospedale, perché il risultato va sempre verificato, soprattutto nel caso di test positivi, perché l'attendibilità e la certezza te la dà poi il tampone che viene fatto nelle strutture ospedaliere. Allora, noi ci stiamo muovendo in una situazione che è assolutamente sotto controllo, per avere la fase 2 anche dal punto di vista sanitario. La fase 2 significa contenimento del contagio, eliminazione dei focolai, soprattutto residenze per anziani, e ospedali dedicati alle persone contagiate da Covid-19. Questo ci consentirà la ripresa dell'attività ospedaliera ordinaria e sarà davvero un passo in avanti incredibile nella nostra regione. Senza parlare, senza squilli di trombe, ma stiamo già lavorando per la fase 2, a cominciare, ripeto, dal, dal piano sanitario. Piano economico-sociale della regione Campania. Ora, come sapete, noi abbiamo... Abbiamo approvato un piano economico-sociale che alla fine è arrivato a un importo di 900 milioni di euro. È uno sforzo gigantesco che stiamo facendo. Anche qui siamo già nella fase 2. Uno sforzo gigantesco per dare una mano alla povera gente, alle piccolissime imprese danneggiate dalle chiusure di attività di questi due mesi, ai professionisti che non hanno lavorato e così via. Allora, per quanto riguarda la parte sociale del piano, stiamo lavorando con gli ambiti territoriali, piani sociali di zona come si chiamavano, per avere gli elenchi delle famiglie con i disabili non gravi per trasferire direttamente a queste disabili il bonus della Regione Campania. Abbiamo deciso di non far pagare agli studenti le residenze universitarie per i mesi nei quali le università sono state chiuse. Attendiamo ancora l'elenco per le famiglie che hanno ragazzi sotto i 15 anni. Qui faremo un bando pubblico per dare un ulteriore contributo alle famiglie. Avrete delle informazioni dettagliate sul sito della Regione Campania da martedì prossimo. Sarà spiegato in maniera estremamente semplice qual è la misura che prevede la Regione e come pensiamo di procedere per dare i contributi. Chiarisco che del piano socio-economico fanno parte gli operatori culturali. Gestori di cinema, di teatri, fanno parte della piccola piccolissima impresa che è stata danneggiata. Per quanto riguarda lo sport, prevediamo già sostegni a gestori di, di palestre, di attività che sono state bloccate in queste settimane, poi vedremo, d'intesa con il CONI, sulla base delle risorse disponibili, di dare ulteriori contributi per le attività sportive. Ricordando sempre che già per quanto riguarda gli impianti sportivi, la Regione ha fatto uno sforzo enorme lo scorso anno, 270 milioni con la realizzazione di 70 impianti sportivi. Quindi se c'è qualcos'altro da fare, grande disponibilità sulla base delle risorse che abbiamo. Voglio spiegarvi invece le due o tre misure un po' più sostanziose e sulle quali ci sono state tante domande di chiarimenti da parte dei cittadini. Primo pensioni al minimo portate a 1000 euro per due mensilità. Non ce la faremo per aprile, ma ce la faremo per maggio e giugno. Abbiamo chiarito in queste ore che quando parliamo di pensioni sociali parliamo di tutto, non solo di quelli che hanno gli assegni sociali, ma anche di quelli che hanno pensioni ordinarie di vecchiaia che sono al di sotto dei 1000 euro. Siamo arrivati a 250.000 persone a cui dare 1000 euro nel mese di maggio e nel mese di giugno. Allora, attendiamo gli elenchi definitivi da parte dell'INPS. L'erogazione di questo contributo regionale avverrà nella maniera più semplice possibile, e cioè con le stesse modalità con cui l'INPS eroga la pensione mensile attraverso le poste italiane, libretti postali, accrediti sui conti correnti verranno accreditati anche i contributi di maggio e di giugno della Regione Campania per arrivare ai 1000 euro. Nulla da aggiungere, comunicheremo ai diretti interessati ovviamente che avranno a maggio e giugno il contributo aggiuntivo della Regione Campania. Apro una parentesi, lo sforzo maggiore che abbiamo fatto in questa settimana che abbiamo alle spalle ha riguardato innanzitutto le procedure di semplificazione. Il governo nazionale ha deciso delle cose anche importanti. 700 miliardi, eh, il MES europeo che sarà a disposizione. Chiariamo bene due cose. C'è stata in queste settimane l'idea che quello che si anticipava non dovesse essere più restituito. Capiamoci bene. I contributi che arrivano, eh, il credito che viene erogato, può essere alleggerito degli interessi, ma alla fine va restituito. Vorrei che non ci fossero equivoci. Quello che decidiamo noi sono contributi a fondo perduto sulla base di una linea semplice che ha adottato la Regione Campania. Pochi maledetti e subito. Vi diamo il contributo, vi arriva a casa, punto, discorso chiuso. Queste misure nazionali avranno tutta una serie di complicazioni. Se si prevede credito agevolato alle imprese si dice dobbiamo passare attraverso le banche, le banche devono fare l'istruttoria, ma prima che una banca faccia l'istruttoria a decine di migliaia di imprese, prima di tutto c'è un problema proprio di carichi di lavoro. Ma le banche non credo che faranno istruttorie superficiali. Quindi ho la paura che queste risorse, come credito agevolato alle imprese, arriveranno fra mesi. Noi abbiamo fatto un'altra scelta che si aggiunge a quella nazionale. Per l'amor di Dio, quando arriverà il credito agevolato, tanto di guadagnare! Noi abbiamo lavorato per portare da subito risorse nelle imprese e nelle famiglie, pochi, maledetti e subito, senza complicazioni burocratiche, cioè la sfida che vogliamo vincere è quella di fare arrivare questi soldi a cominciare dal mese di aprile, dall'ultima settimana di aprile. Allora, i 1000 euro per le pensioni arriveranno a maggio con la pensione di maggio e poi a giugno. 250.000 pensionati. Seconda misura della Regione, un una tantum di 2.000 euro alle piccole piccolissime imprese eh, possono essere beneficiari quei titolari di piccole attività imprenditoriali colpite dalle chiusure di queste attività. Possono accedere a questo contributo di 2.000 euro, imprese che hanno sede operativa nella Regione Campania, che risultino iscritte al registro delle imprese presso le Camere di Commercio, che abbiano registrato un fatturato nel 2019 al di sotto dei 100.000 euro, che abbiano un numero di occupati inferiore a 10. <coughs> Abbiamo dovuto fissare una soglia. Intanto, perché le risorse non sono infinite, ma poi perché onestamente, se c'è un'impresa che ha un fatturato di 2 milioni di euro, credo che possa fare a meno del bonus della Regione Campania di 2.000 euro. Per questo, abbiamo cercato di dare una mano all'attività più piccola: il bar, il piccolo ristorante, la friggitoria, l'attività commerciale al dettaglio che ha dovuto chiudere perché. Ci sono state decisioni nazionali. Le domande per ottenere questi 2.000 euro possono essere compilate online, devono essere compilate online e inviate mediante procedura telematica alla Regione Campania. Dalla prossima settimana pubblicheremo sul sito della Regione nel sito della regione avremo il capitolo dedicato al piano socio-economico, quindi sarà pubblicato credo da martedì-mercoledì il modulo per la domanda. La domanda va compilata online, può essere compilata dal titolare dell'impresa ma anche dal soggetto, eh, il commercialista, quello che segue le politiche del lavoro e quant'altro. Si segnala sulla base di questo modulo la domanda per avere i 2000. Euro. Ci sarà un, almeno una settimana di tempo per eh, presentare questa domanda. Una volta ricevuta la domanda, noi verifichiamo solo la presenza nella banca dati del registro delle imprese e delle Camere di Commercio. Fatta questa verifica, noi comunichiamo al beneficiario a mezzo PEC l'ammissione al beneficio. E disponiamo l'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN che c'è stato segnalato nella domanda da parte del richiedente. Per riassumere, io, piccola impresa, prendo il modulo pubblicato alla regione, lo mando in via informatica, la regione fa la verifica con la Camera di Commercio se è iscritta questa azienda. Dopodiché, sull'IBAN che c'è stato segnalato. Dalla domanda noi accreditiamo la somma. Punto. Tutto questo si può chiudere in dieci giorni. Questa è la sfida nella quale vorremmo impegnarci. Quindi c'è la piattaforma regionale a cui rivolgere, indirizzare la domanda. L'unica verifica che facciamo è che ci sia l'iscrizione vera alla Camera di Commercio. Basta. Poi le verifiche successive, se aveva diritto o non aveva diritto. Ovviamente, quando faremo poi le verifiche a campione, se ci sono dichiarazioni false le segnaleremo immediatamente alla Guardia dei Finanze. <coughs> Bonus per i professionisti e i lavoratori autonomi: un unatantum di 1.000 euro. Questa unatantum è cumulabile con i 600 euro del governo nazionale. Possono accedere a questo bonus i professionisti, i lavoratori autonomi che abbiano fatturato nel 2019 meno di 35.000 euro. Intesa questa cifra come ammontare complessivo dei compensi professionali effettivamente percepiti. Le domande devono essere compilate online. Firma digitale da parte dell'interessato, verrà pubblicato anche qui il modulo per i professionisti e i lavoratori autonomi. Eh, ricevute le domande, noi verifichiamo solo l'effettiva presenza del professionista o lavoratore autonomo nelle banche dati degli iscritti alle casse di previdenza, degli ordini professionali o alla gestione separata dell'IMPS. Dopodiché comunichiamo al beneficiario a mezzo PEC l'ammissione ai benefici e trasferiamo la somma sul segnalato dal professionista. Il professionista prende il modulo che sarà sul sito della regione, fa la domanda lui o chi vuole, autocertifica ovviamente nel modulo che ha, eh, è nelle condizioni per avere questo bonus, facciamo la verifica dell'iscrizione all'ordine professionale e paghiamo direttamente come regione. Sul conto corrente, sull'IBAM che ci viene segnalato, per le aziende agricole, possono accedere a questo bonus le aziende che hanno i seguenti requisiti: essere titolari di partita IVA, iscritti al registro delle imprese e della Camera di Commercio nella sezione ordinaria e sezione speciale di competenza. Essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, essere in possesso di un regolare fascicolo aziendale, sono tutte verifiche che si fanno in via informatica, quindi non ci vorrà molto tempo. Prevediamo 1.500 euro per i coltivatori diretti fino a 5 dipendenti, 2.000 per i coltivatori diretti fino a 5, oltre i 5 dipendenti. Le domande vanno presentate tramite un centro autorizzato di assistenza agricola accreditata CA e l'intervento viene attuato con procedura automatica a sportello. Il CA verifica i requisiti trasferendo all'Ufficio regionale competente il tracciato telematico delle informazioni necessarie. Ehm, procediamo anche qui. In maniera assolutamente, assolutamente semplificata, cioè i CA forniscono l'elenco dei beneficiari che rispondono a quei criteri. Per i lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere o extra alberghiere, il governo prevede un contributo di 600 euro. Credo che Allargheranno questo contributo ai mesi di aprile, maggio e giugno. Noi abbiamo deciso l'erogazione diretta, quindi tramite l'inps di quattro mensilità: 300 euro per quattro mensilità da marzo a giugno. Pensiamo di intercettare una platea di 25.000 eh, lavoratori stagionali che ci sono stati segnalati dalle associazioni di categoria. Anche qui la procedura è estremamente semplificata. Quindi, dalla prossima settimana, eh, nel portale istituzionale della Regione Campania, noi eh, apriamo una sezione dedicata al piano socio-economico. In questa sezione avranno i cittadini beneficiari tutte le informazioni, tutta la modulistica, l'obiettivo che abbiamo è cominciare a pagare da fine aprile. Per i tempi che ha l'Italia questo è un miracolo. Ovviamente anche per noi è una sfida, anche per la regione è una sfida. <coughs> Ma vorremmo riuscire a raggiungere anche questo risultato di eccellenza. Fare davvero e in concreto una rivoluzione antiburocratica, superare la palude burocratica di questo benedetto Paese. Vediamo se ce la facciamo. Io sono convinto che dall'ultima settimana di aprile cominceranno ad arrivare alle imprese, ai professionisti, alle famiglie con disabili ai ragazzi che non devono pagare le residenze universitarie e poi a fine maggio e a fine giugno ai pensionati al minimo, tutto quello che noi abbiamo previsto con il piano socio-economico della Regione Campania. <coughs> Arriveranno per giugno 900 milioni di euro, quasi un miliardo di euro, alle famiglie, alle imprese, ai professionisti. Non so quali saranno i tempi del governo nazionale. I nostri tempi dovranno essere questi, a cominciare da fine aprile. Abbiamo davvero l'esigenza di introdurre liquidità nel nostro sistema economico. Abbiamo fatto un accordo per quanto riguarda la cassa integrazione straordinaria. Abbiamo già dato all'Inps un elenco di 5.000 eh, beneficiari della cassa integrazione straordinaria che è stata decisa per la crisi del coronavirus. Eh, credo che sia il primo accordo fatto da regioni italiane per la cassa integrazione straordinaria. Eh, Vediamo in conclusione di coordinarci ovviamente con le decisioni del Governo nazionale in relazione alle attività economiche da riprendere. Vi ho già detto prima che noi riteniamo di far partire abbastanza rapidamente le imprese edili, le imprese che producono... Eh, in maniera preconfezionata prodotti alimentari da portare a domicilio. Abbiamo tante imprese che possono lavorare con garanzie di tutela sanitaria per i propri dipendenti e che possono portare a domicilio in maniera controllata anche alimenti. Abbiamo, ripeto, questa richiesta ai balneatori. Noi cercheremo di non perdere un giorno di tempo quando... Fatte le verifiche sanitarie, riterremo insieme con l'orientamento e l'Istituto Superiore di Sanità che possiamo cominciare a ripartire anche con l'economia. Devo dirvi con grande sobrietà che quello che abbiamo fatto come Regione Campania ha, ha avuto il rispetto di tutta Italia. Vi ho detto di questo ospedale prefabbricato che realizziamo in dieci giorni. Sarà anche questo un simbolo della capacità amministrativa e della concretezza che abbiamo messo in campo in queste settimane. Voglio dire ai nostri concittadini che abbiamo avuto modo di verificare una cosa di cui io personalmente sono convinto da sempre. Quando abbiamo problemi seri da affrontare, problemi duri, problemi che toccano la vita dei nostri familiari, dei nostri cari, le bandiere di partito non contano niente. Non contano niente. Conta davvero soltanto la capacità amministrativa, la capacità di organizzazione, la tenacia e anche quel tanto di passione civile di cui hanno dato prova migliaia di medici, di infermieri, di personale sanitario, di associazioni di volontariato, di persone impegnate nel trasporto pubblico, nei supermercati. Passione civile che hanno avuto tanti che hanno dato una mano in maniera disinteressata, hanno dato un aiuto economico, un aiuto... In dotazioni medico-sanitarie, quando ci sono problemi seri da affrontare, le bandiere di partito non contano niente, contano le capacità amministrative, conta il sistema di valori, il sentirsi umani. È tanto difficile questa cosa. Capire che al di là di tutte le distinzioni, quando. Hai davanti ai tuoi occhi la morte, la tragedia, le decine di camion dell'esercito che trasportano centinaia di bare. Quando hai queste esperienze che non possono non segnarti dentro, beh, devi capire che la cosa fondamentale sono i valori, l'essere umani, sentirsi umani, umani nel senso di, di appartenenti ad un'unica grande comunità, un'unica grande famiglia. Allora io mi auguro con tutto il cuore che la fase 2 di cui stiamo parlando sia una fase segnata da questi valori e da questa nuova consapevolezza delle cose importanti nella vita degli esseri umani e delle cose che è importanti, non sono. Mi auguro con tutto il cuore che sia così, che sia così. Lo dico perché mi è capitato di ascoltare qualche commento in relazione alla campagna in queste settimane. Mi ha fatto perfino sorridere. C'erano tante persone in Italia ma anche qui da noi, che aspettavano in Campania le catombe, aspettavano che la Campania finisse cento volte peggio della Lombardia. Mi è capitato di ascoltare qualche commento di qualcuno che sembrava quasi dispiaciuto che, che avessimo fatto un lavoro importante. In tanti, migliaia di persone in campagna. Gente dispiaciuta. Ma com'è possibile che non abbiamo avuto le tragedie qui? Allora, io mi auguro che la fase 2 sia una fase di serietà e di rispetto reciproco. Noi abbiamo dimostrato di essere una regione che cammina a testa alta. E dobbiamo essere orgogliosi di questo. Con sobrietà, con modestia, con umiltà, abbiamo bisogno tutti dell'aiuto degli altri. Ma possiamo camminare oggi a testa alta. Non era scontato che vivessimo questa tragedia come l'abbiamo vissuta, con rigore con serietà, anticipando spesso le decisioni che il governo poi ha preso dieci giorni dopo, perché avevamo, avevo la paura che nell'area più densamente abitata d'Europa, se perdevamo il controllo della situazione, qui veramente andavamo verso una tragedia di proporzioni inimmaginabili abbiamo lavorato con serietà e abbiamo conquistato il rispetto di tutte le persone serie, di tutte le persone per bene del nostro paese. Continueremo così. Saremo vicini alle vostre famiglie, alle imprese, ma abbiamo fatto, ripeto, uno sforzo gigantesco per dare una mano ad alleggerire la condizione di vita delle famiglie e la situazione delle aziende Saremo vicini a tutti nell'ambito di quello che è umanamente possibile. Ma vedrete e riusciremo ancora a presentarci in Italia come un modello di serietà, di rigore, anche di, di concretezza e di capacità amministrativa. A voi tutti chiedo come sempre di aiutarci ad aiutarvi con comportamenti responsabili. Stringiamo ancora i denti, ma credo di poter dire che cominciamo a vedere una piccola luce in fondo al tunnel. Intanto un saluto cordiale a tutti quanti voi, un augurio di una buona Pasqua, di giorni sereni nonostante tutto. Un saluto affettuoso a tutte le vostre famiglie.